Recano, festeggiate una qualificazione dal campo. Tu hai dato quel carattere, quella voglia di arrivare al risultato. Ci siete riusciti, siete contenti. Cosa significa questa vittoria e questa qualificazione? Allora, significa prima di tutto buonasera, significa comunque dare un significato a tutti gli allenamenti che comunque prepariamo durante la settimana, anche perché siamo un gruppo giovane, togli diciamo me e un altro paio di miei compagni di squadra che abbiamo un pochettino un'età più avanzata, per il resto siamo una squadra molto giovane, quindi secondo me con la pazienza giusta e con il lavoro giusto potremmo comunque toglierci belle soddisfazioni. La qualificazione comunque, ti ripeto, fa sempre piacere perché comunque arriva un punto che alla fine poi devi scendere in campo e devi mettere in campo tutto quello che prepari durante la settimana. Quindi è stata una buonissima prestazione, anche perché eravamo sotto di un gol, non era facile mentalmente ribaltarla, però siamo entrati in campo il secondo tempo con il piglio giusto, la squadra si è fatta trovare pronta, senza nessuna difficoltà, e questa cosa mi fa ben sperare perché anche se siamo, ti ripeto, una squadra giovane, però non molliamo fino alla fine e questo è, secondo me, è un primo passo per, ti ripeto, cercare di toglierci belle soddisfazioni strada facendo. Ecco, ci vuole anche in questi casi un pizzico di fortuna nel finale, con fortuna avete mantenuto il 2-1, grande parata, ma anche prima l'ha fatta. D'altronde Ghilarza ha dimostrato anche all'andata di essere un'ottima squadra. Certo, purtroppo anche nel calcio lo sai meglio di me che è una serie di componenti, tra le quali anche la fortuna. Senza un pizzico di fortuna comunque non si arriverebbe da nessuna parte. Poi abbiamo la fortuna di avere un portiere come Antonio Fortuna che ha fatto due parate da alta categoria e siamo contenti perché ci portiamo una bella vittoria a casa e andiamo adesso a festeggiare tutti insieme. Ecco, è domenica inizia il campionato, quindi gara difficile, la Ferrini che si è qualificata anch'essa ai quarti di finale, una squadra tosta, una squadra che ha fatto vedere l'anno scorso ottime cose, si prevede un bel match. Sì, anche perché ti ripeto, il campionato d'eccellenza è un campionato secondo me quest'anno rispetto agli anni passati un tantino più equilibrato, anche perché molti giocatori di categoria dell'eccellenza sono scesi in categoria minore come la promozione, quindi secondo me quest'anno è molto molto equilibrato. Poi la Ferini comunque sono anni che svolge comunque un ottimo lavoro con il loro allenatore. Una squadra in crescita, però ti ripeto, noi non temiamo nessuno, noi siamo una squadra tranquilla, giovane. Penso che se la domenica scendiamo in campo con il piglio giusto, ce la possiamo giocare con tutti quanti, senza nessuna presunzione. Grazie Gianluca, complimenti per la vittoria e la qualificazione. Ti ringrazio, ciao ciao.